Per cogliere l'atmosfera del Settecento non basta il linguaggio discorsivo, occorre abbandonarsi alla capacità seduttiva della musica. In particolare mi riferisco alla musica galante, una musica frivola, accattivante. Direi quasi che la musica galante è la musica seduttiva per eccellenza. I percorsi musicali che faremo sono alcune sonate di Haydn, sonate sbarazzine, capricciose, sonate che riescono a coniugare l'eleganza con la leggerezza. Leggerezza, sì, perché questa musica doveva essere piacevole all'ascolto, perché doveva sedurre e allietare il pubblico in occasioni mondane e salottiere. Un altro percorso musicale che faremo sarà il Mozart, la musica spensierata di Mozart, la musica spumeggiante come il vino grazie alla sua varietà di timbri e di tempi, quindi Mozart come un modo di vivere la seducente sensualità della musica. Ed è proprio attraverso questa spensieratezza incantata che possiamo non più distinguere laddove sta la fisicità e dove sta il corporeo in queste composizioni. Ed è forse in questo che sta il fascino di questa musica.